Allora, questo è un supporto d'audio, car dashboard, phone holder, ok, quindi vabbè, qua c'è la dimensione del telefono, massima supportata. Qua è come si installa praticamente sul cruscotto, si aggancia senza bisogno di colla, scotch e cose varie. Speriamo che mettendolo non rovini per certi versi il cruscotto. Ok, qua dice pure, se non sbaglio, la dimensione massima supportata, se non ho capito male. Questa è la massima estendibilità. Ma proviamo ad aprirlo, se ce la faccio con una mano magari. Con una mano è sempre difficile. Niente, non vuole uscire. Ah. Ok, eccolo qua. Che sta cosa contenta. Ancora manco l'ho aperto. Vabbè, solite cose che mandano discontento. Ok. Per votare il prodotto a seconda dove l'hai acquistato, nel mio caso Amazon. Quindi dovrebbe essere messo così. La parte di sotto è estendibile, giustamente c'ha le gomme, ok, quindi non si dovrebbe rovinare. Abbastanza grande, quindi si mette qua. Allora, provo ad aprirlo con una mano qua. Ok, è duro. Ok, vabbè, niente di che, niente di particolare. C'ha le gomme anche qua, le gommine, questa è pure gomma, quindi in modo che la più fermo possibile. E questo è il supporto. Spero che è migliore di tutti i supporti che ho provato, perché non voglio mettere niente con colla o scotch. Le bocchette sulla mia auto non vanno bene, quelle per quelli, cioè i portacellulari che si attaccano alle bocchette, solitamente non sono compatibili con la mia auto. E speriamo che questo vada bene.